Kate Middleton è riapparsa a Wimbledon bellissima come sempre e con aria felice. Tuttavia, un gesto l'avrebbe tradita. La riapparizione di Kate Middleton in pubblico ha riacceso il gossip animato da pettegolezzi e congetture. Da mesi lo stato di salute della principessa del Galles è al centro dell'attenzione dei media e le sue sporadiche uscite pubbliche non fanno che aumentarne la curiosità, oltre che la preoccupazione. Kate Middleton nel marzo scorso ha annunciato di avere il cancro, ma senza specificarne il genere o lo stadio. Quello che si sa è che si sta sottoponendo alla chemioterapia preventiva e che la sua agenda è stata svuotata da ogni appuntamento possibile. Nonostante ciò, la moglie del principe William ha voluto presenziare a due degli eventi più importanti dell'estate inglese, il Trofeo dei Colori e Wimbledon. Kate a Wimbledon, sta bene? L'esperta dice di no. Kate Middleton è tornata a Wimbledon in un vestito lilla da 1600 euro, sorridente e bellissima. Il pubblico non ha avuto occhi che per lei e i media non hanno perso tempo a metterla sotto la lente d'ingrandimento. Nello specifico il Mirror ha intervistato l'esperta del linguaggio del corpo Judy James per saperne di più. Non avendo i dettagli della malattia e non sapendo i progressi della cura, sperando che ci siano, i tabloid delle pagine della cronaca rosa non possono che appellarsi a testimonianze esterne. Il linguaggio del corpo in queste circostanze risulta essere di grande aiuto ed è per questo motivo che l'esperta si è data subito da fare nel captare ogni minimo segnale da parte della duchessa 42enne. La James ha subito fatto sapere che Lady Middleton non è al top della forma e che non è affatto vero che avesse un viso rilassato ed elegante, come si è voluto affermare. L'esperta ha dichiarato che quando non era ripresa dalle telecamere, Kate, accompagnata dalla sorella Pippa e dalla figlia Charlotte, avrebbe fatto alcuni gesti che hanno tradito la sua volontà di apparire come se niente fosse. Kate ha gesticolato in modo animato, e in alcuni momenti si è lisciata i capelli. Non era necessario, è sembrato più un gesto di autorassicurazione sul fatto che potesse non essere al top della forma. Gesti del genere dimostrano che sta bene ma non al meglio, ha precisato Judy James. È facile immaginare che per la principessa non deve essere facile dare ulteriori energie a contesti che la mettono al centro dell'attenzione più di quanto non lo sia già, standosene al riparo tra le mura di palazzo. Quello che è certo è che da Wimbledon è emerso ancora più forte il bellissimo rapporto che la futura regina ha con la sua famiglia, in particolare con la figlia Charlotte,